La formazione pratica alla condotta è concepita appositamente per i quadri dell'esercito svizzero. Un grande vantaggio, 5 moduli di formazione possono essere certificati e sono riconosciuti anche in ambito civile. Altri moduli possono essere elaborati fuori dal contesto militare. Gli attestati vengono rilasciati dall'Associazione Svizzera per la Formazione alla Condotta. Ne fanno parte oltre 50 scuole private e business school e anche l'esercito svizzero. Ho intrapreso l'avanzamento militare per dirigere persone e acquisire senso di responsabilità. Anche il cameratismo è importante. Ho imparato a superare i miei limiti psichici e fisici grazie ad esercizi molto intensi. Si impara ad agire sotto pressione. C'è sempre un compito nuovo e le circostanze impongono di agire con poco tempo a disposizione. Le industrie vogliono giovani con una formazione alla condotta militare. Sono resistenti allo stress, hanno esperienza di condotta e hanno dimostrato praticamente tali doti. La formazione alla condotta mi ha insegnato a cercare il contatto con la truppa, a pianificare ed organizzare. Gli insegnamenti che ne traggo come caposezione: disciplina, motivazione e rispetto della truppa. La motivazione e il rispetto della truppa. La formazione alla condotta militare presenta molteplici vantaggi, percepiti direttamente dall'economia. Lo noto da come queste persone si relazionano con gli altri. Il lavoro di gruppo è molto importante per noi. Vedo come affrontano i conflitti, cercando di appianarli. Il furiere ha una responsabilità enorme. Deve occuparsi del denaro e della sussistenza. Non sono ammessi errori. Un errore può lasciare un'intera compagnia senza cibo. Nel mio caso, 250 persone. Lo spirito di gruppo è molto importante e va coltivato per appoggiare il comandante in modo ideale. Lo noto nel suo lavoro. Non dispone soltanto, ma dirige e motiva i suoi collaboratori. Organizza meglio la sua attività rispetto a prima. Nell'esercito, un giovane impara come capo a pianificare e concretizzare. Osservando i giovani che rientrano dal servizio, mi rendo conto che sono affidabili. Fanno quello che dicono. Si può assolvere la formazione alla condotta militare già in giovane età. In ambito civile questo non è possibile. Si possono assolvere dei moduli e ricevere un certificato riconosciuto anche in ambito civile. Questa formazione mi tornerà utile anche fuori dall'ambito militare. Prima di entrare nell'esercito sapevo che era possibile seguire una formazione per quadri con moduli riconosciuti anche in ambito civile, per esempio la leadership. Ciò mi ha motivato. L'interesse dell'economia privata per la formazione dei giovani quadri militari comporta 3 vantaggi: le competenze di leadership, la possibilità di assolvere una formazione di quadro in giovane età e il riconoscimento della formazione in ambito civile. La formazione per i quadri presenta un vantaggio. Ho dovuto subito mettere in pratica quello che avevo imparato nella fase teorica a Sion. Le norme e i valori nella nostra società non sono gli stessi per tutti. Occorre quindi tener conto delle differenze. Come sergente maggiore capo devo collaborare con tutti i quadri della compagnia. La formazione militare che ho seguito mi è molto utile anche nella mia attività civile. Ho fatto dei progressi nell'ambito della pianificazione e dell'organizzazione. I miei principi di condotta sono rispetto reciproco, sicurezza e disciplina. Mi piace molto dirigere la gente. È la conferma che so mettere in pratica quanto imparato durante l'istruzione dei quadri. Ora si sa come integrarsi in un gruppo, quali sono i singoli ruoli e come lo si dirige. Durante e dopo l'istruzione dei quadri ho raggiunto spesso i miei limiti fisici e psichici. Ora però sono in grado di affrontare e risolvere i problemi. Aber jetzt weiß ich, dass ich das schaffe und die Probleme kann anpacken und lösen.
Durante l'istruzione militare dei quadri ho imparato a fissare le priorità e a lavorare in funzione degli obiettivi. Ho acquisito le basi teoriche e pratiche in giovane età e ne approfitto ancora oggi. Quando vi entrate in una pièce come vous avez fait, vous voyez pas qu'est-ce qu'il y a dans les coins. Venez. Quando vi entrate, vous gardez d'abord. Come capogruppo, presto molta attenzione alla sicurezza dei soldati. Grazie all'istruzione dei quadri, ora so come pianificare le lezioni ed intere giornate. I quadri che hanno assolto la formazione pratica alla condotta vengono accettati e sostenuti dai loro subordinati. Chi vuole generare un lavoro aggiunto può far attestare gli esami che sono riconosciuti anche nell'economia privata. Chi vuole avere successo come capo non deve semplicemente comandare persone, deve piuttosto dare e creare fiducia, cercare il contatto con il singolo e motivarlo, ma anche appianare rapidamente e in modo adeguato eventuali conflitti. Nell'esercito si impara senza spese finanziarie ciò che si può applicare nella vita privata e nell'economia, ovvero condurre.